Allora ragazzi, ciao, benvenuti a un nuovissimo episodio con i miei grandi atleti, come promesso, come anticipato, nello scorso episodio andremo a simulare qualche partita. Allora, questa è la formazione che sfiderà il Port Vale. Giochiamo con gli Scrime, Dennis, Barnett, Garcia, Odelusi, James, Murray, Cho, Jacobs, Davis, Hewlett e Franco. Andiamo a simulare il Port Vale, sta in zona bassa classifica. Viene addirittura da tre pareggi di fila 1-1. Vediamo di fare il quarto 1-1. Uno schifo, giusto per 1-0, attenzione. Moore. Speriamo quantomeno di pareggiare a questo punto. Muro 2-0, partita chiusa ragazzi. Niente da fare, perdiamo il 2-0, boh. Ok, niente, insomma, è iniziato un po' male, diciamo, anche io sto un po' giù di tono perché vabbè, è un po' tardi, allora cerco di parlare con una voce un po' più pacata. Però niente, dobbiamo un po' alzare sul morale, questa la simulerò anche. Un attimo vado a vedere un attimo il calendario per vedere le partite come sono messe. No, direi di. No, direi di sì, direi di simulare questa e poi fare le altre tre, ok. Simuliamo anche questa, quindi. La formazione la lascio così. Bisogna fare dei sacrifici, ragazzi. Wigan contro Crew Alexandra. Alexandra. Facciamo 4-0 addirittura con tripletta di Davis. Bene così. Ok, formazione di oggi. G-Skline è strano. Cioè, è calato, vabbè. 69, abbiamo. Appunto lui a porta, poi giocherà Morgan, Pierce, Odelusi, Magnuson, James, Tibling, Cho, Jacobs e Ineacio, Ineacio scusate, e Grig in attacco. Tutto pronto, Football League One, Court Lane, Bury, che è un sistema veramente spettacolare, Vincit, Omnia Industria, è latino dovrebbe essere, sì, è latino assolutamente. Tutto pronto, miglior difesa, sempre noi siamo lì, 16 gol subiti. Mi dispiace per aver perso 2-0, però ragazzi, le partite che si simula si sa, sono un po' strane, non si sa mai, cioè non si ha mai la certezza di vincere o comunque sia di perdere. Si mangiamo un gol qui, Grig, Hienacho, Hienacho, vede Grig, Grig, grandissima azione, Grig! E la palla non entra però, la palla non entra, peccato. Allarghiamo tutto, una palla buonissima però, Hienacho. In mezzo per Grig, Grig si sposta la palla, Grig, Grig, Grig! Deviazione, sarà calcio d'angolo. Stiamo spremendo tantissimo, però non riusciamo a trovare il gol. Palla in mezzo Jacobs, troppo sul portiere. Recupera Mellis, Nardiello, Nardiello, attenzione, Nardiello se ne va. Il cross in mezzo e non ci credo, non ci credo. Non ci voglio credere veramente, alla prima praticamente, al primo affondo subito il gol. Vanno a festeggiare con la panchina. Cioè, la prima volta che vedo che vanno a festeggiare con la panchina, non so, forse è il compleanno di qualcuno, lo hanno dedicato a qualcuno il gol, insomma, ecco. Fatto sta che siamo sotto, boh, qui ci siamo fatti sovrare troppo facilmente, poi il portiere lì non può nulla. Insomma, Garro porta in vantaggio il Biore. Molto male. Ciao. Tibling in mezzo per Hienacho. Hienacho. C'è lo spazio per James. James! Pareggiamo subito i conti al 30° minuto. Meritatissimo questo pareggio, ma era nell'area comunque il gol. Qui Hienacho. Hienacho poteva anche tirare, invece no. L'appoggia per numero 2. Che sigla. Mi sembra il suo secondo gol, sì. Il football League One potrebbe fare molti più gol per la tecnica, per la velocità che ha, però per il momento va bene così. Poi buona attenzione. Hienacho, gioco di gambe, se ne va. Hienacho, la può mettere in mezzo per Grig. Ma dov'era la palla? Si è stato anticipato Grig, appunto. La faccia, Garro. Garro, il cross è buono. Ma dai, ma McNaughton, ma minchia. Ma buonanotte. Sento proprio missa lui. Ne ho entrato, ha segnato. Mi sa proprio di sì ragazzi, ma qui veramente, cioè, non lo so, ma non lo so che diavolo ha fatto. Cioè guardate, guardate.
niente, non ci è arrivato, non si è neanche minimamente preoccupato di spostarsi, no, ha segnato un ardiello, questo è probabilmente italiano, di origine italiana, no, è origine, dai, Daniel D'Ardiello, assolutamente sì. 2-1 per il Biuri, questa è una partita che è maledetta, si è capito, due tiri, due gol da parte loro. Garro! Palla cash. Le prendono tutte loro. Ci prova Delusi! Oh, Delusi! Vabbè, ha sparato a Viola la palla, io che ho un po' acceso il tutto. Niente, non c'è più tempo, finisce qui, 2-1 per il Biuri, clamoroso. Due sconfitte di fila, siamo un po'... un momento un po' così. No, scusate, due sconfitte nelle ultime tre partite. Clamoroso come loro abbiano fatto tre tiri, due gol. Qualcosa di clamoroso, veramente. Tutto pronto. Emirates, The Emirates FA Cup, Court Lane, Sherbury Town, Wigan Athletic. Scusate, non vi ho fatto della formazione, però vabbè, insomma, sono un po' velocizzato. E niente, ci sarà Davis e Hill in attacco. La formazione la possiamo vedere da qui. Insomma, un bel po' di turnover. Craig Davis, che tra l'altro ha fatto tre gol nelle ultime tre, vabbè, nelle ultime tre ha fatto una tripletta e via, insomma, ecco. Partiti, c'è la nebbia. The fog. Davis spara al piede. Davis, prova una pellicola. C'è lo spazio subito per Davis. Davis! Mamma mia, come erano aperti, veramente malissimo erano messi. Troviamo subito il gol con Davis, che è un giocatore interessante comunque, Davis. Sinceramente è un giocatore che non mi aspettavo che segnasse così, però è il numero 10, quindi un motivo ci sarà, no? Primo gol per lui, l'FA Cup, mi sa che lo ha segnato in tutte le competizioni, perché... Sì, mi sa... ha segnato in tutte le competizioni, Davis. E palla Davis, due scivolate... Jacobs! Gliela passa, Coin. Davis, molto bene per Jacobs, terza Jacobs, murata al momento del tiro, peccato. Prova per James di testa, poi c'è una rovesciata. Una per James, qui se Davis partiva un pochino prima, attenzione, no, Davis, grandissimo Davis, che viene forse anche atterrato, non ho visto bene. Ma c'è la doppietta per lui, e questo giocatore, ragazzi, mi dispiace, ma devo farlo giocare. Perché squadra che vince non si cambia, con questi giocatori importanti e decisivi per una partita non devono essere cambiati. No, è scivolato, mi sa. Boh, fatto sta che... Vabbè, no, è stato colpito da dietro, però vabbè. Fatto sta che la doppietta di Davis per il momento è determinante. Si sta veramente rivelando un cecchino. Possiamo ripartire. Hiula, vede James. James sulla fascia, James a centra, James la mette in mezzo e Coin, il portiere la prende. C'è Garcia che è più veloce, però Collins tiene palla molto bene. C'è il cross, ma sul portiere che cazzo fa? Gli Skyner qui secondo me non so che cazzo ha visto. È uscito troppo dalla porta. Guardate, poi l'ha rinviata malissimo, loro di testa ci purgano. 2-1, ha segnato Welley. Dobbiamo stare attenti adesso. Attenzione, Welley. Per mezzo per Collins, chiuso. Molto bene, Collins. Palo rete, non ci credo. Non ci credo. Hanno fatto un mezzo tiro e io non ci credo. Niente, un episodio maledetto questo sarà, veramente. Perché hanno fatto due tiri. Due tiri, guardate che cazzo di gol. La palla si va a stampare sul palo interno. Giustamente. E niente, si deve andare purtroppo ai supplementari. Clamoroso, veramente. Clamoroso. In mezzo, Hiula. Tentiamo di non andarci, però, Hiula. Hiula la mette in mezzo per Davis, che schiaccia, non ci riesce. C'è Vukic, madonna santa, Vukic. Finisce qui. Non si va a supplementare, ci sarà il replay, no. Ci sarà il replay, purtroppo, veramente 2-2, farzocchio. Ok, ultima partita abbiamo il Leyton Orient.
Semifinale, partita importante anche questa. Allora, questa è la formazione che sfiderà il Leyton Orient. Giochiamo con Jeskalainen, Pierce, Barnett, Garcia, McNaughton, Hineasio, Tibling, Cho, James, in attacco Davis e Grigg. Tutto pronto. DW Stadium, Jane Point Trophy. Coppa veramente poco importante, però voglio arrivare in fondo in questa coppa. Ci voglio arrivare e voglio provare a vincerla. Visto che in questo episodio, tra l'altro, anche se non c'entra poco, non abbiamo praticamente vinto una partita, oggi, in questa partita spero appunto di raggiungere la vittoria. Se ne va stavolta Chienacho, molto bene. Se ne va ancora, Chienacho, fino in fondo. Chienacho, mamma mia che gol! Un'azione stupenda, personale. Guardate qua, c'è sopra un uomo, se ne sopra un altro. Dentro l'area, sei sopra ancora un'altra di punta con il destro, cioè di punta. Sembra di punta, no, ha tirato di collo, comunque si è fatto un gran gol, ragazzi, era difficilissimo. Guardate dove la mette, il portiere non se l'ha minimamente aspettato. E facciamo gol, 1-0, Iheanacho. James. James prova a rientrare, James. James. Davis. C'è Grigg. Grigg! Era difficile, ma Cisak la prende. Davis provano per Grigg. Grigg! In due tempi Cisak la prende. Sul filo del fuorigioco. Davis ancora per Cho. Cho! Cho! Palo! Che sfortuna! Una bellissima azione. La prima di questo secondo tempo. Grigg. Allarghiamo tutto per Iheanacho, che secondo me oggi ce la risolve la partita. Attenzione. Palo in mezzo. Grigg, porca miseria, bellissima incursione, però niente da fare. Lo Grigg, non secondo l'arbitro, teniamo palla a sto punto, fallo. Ma non mi fischi nulla, mi si è fatto anche male, cazzo. Si è fatto male, porca puttana, la testa, mi sa. E ho, sì, l'ultimo cambio, entrerà Murray, bisogna fare. Buttiamola via, va. Finisce qui, 1-0, partita veramente sofferta perché non riusciamo a segnare, non riusciamo a concretizzare benissimo in questo momento, siamo un po' in una fase così, forse anche per i troppi turnover che sto facendo, la squadra ha un po' perso un po' la quadratura, però diciamo che sarà un po' un episodio così, dal prossimo mi sa che è meglio tornare al regime, a fine regime. Insomma, finisce qui, passiamo il turno, altra vittoria, andiamo in finale della nostra area, molto bene.